Ehi, ben ritrovati da AndreLink91 e bentornati su Pokémon Scudo DLC, le terre innevate della corona. Come vedete, mi trovo ancora, bene o male, alla suola del gigante. In questa parte di gioco, se non sbaglio, si può arrivare al campo Trivio, passando ovviamente dalla grotta Fragormare. Quindi dovrei solo trovare il punto esatto nel quale partire. Dunque, arrivati qui, bisognerebbe andare qui sopra, se non vado errato. Siamo alla suola del gigante e qui, cavoli, che nebbia. E sì, mi spawna davanti. E vabbè, ragazzi, mi spawna davanti. Toltosi questo impiccio, possiamo arrivare in questo punto. Mimikyu, in questo punto. Allora, vediamo un po' dove mi dice che sono la mappa. Perché se mi dice che sono, perfetto. Bisogna andare in su, anche perché qui è chiuso. Però un attimino, ragazzi, c'è un altro piedistallo qui. Interesting. Che cosa recita questo piedistallo? E se avete visto c'era anche Kabuto, ma se avete giocato il DLC probabilmente l'avrete già finito. Sul vecchio piedistallo c'è scritto qualcosa, vuoi leggere? 7 maggio. Un tempo la nostra rigogliosa e verde landa era nuda e desolata. Secchi gli alberi, secchi le piante, la terra priva di frutti. La neve regnava sovrana, con il suo accecante biancore. Un giorno in questa landa gelida apparve un Pokémon con una regale corona. Era ferito e stanco. La nostra gente ne ebbe compassione e lo condusse al villaggio per curarlo. E dovrebbe esserci un altro piedistallo? Questa magari era la prima dei piedistalli, la prima storia. E qui invece c'è altro da controllare? C'era anche Archeops, un Pokémon di quinta gen, il fossile di quinta gen. Questo ragazzi quanto l'ho sfruttato su bianco e nero. All'inverosimile. Ecco la grotta Fragormare. Qui ovviamente ci sarà sicuramente anche Kabutops, perché ho visto che c'erano immagini di fossili allo stadio evolutivo concluso. Ah, però ci sono due strade. Quale prendo? Prima questa? Totalmente a caso, eh. Ah, finisce così. Una caramella rara, ne ho trovata già un'altra. Quindi ragazzi, questo posto... Oh! Attenzione! Indizi sul Pokémon Metal Cuore! Quindi qui dentro si trova Cobalion. Oh, che bello, che bello, che bello, che bello. Ottimo, non vedo l'ora. Peccato, pensavo di trovare delle incisioni su queste rovine, no? Tanto per dare un po' di personalità al tutto. Però ci sono Golbat, onnipresenti ovviamente. Dei Carbink, dei Kabutops, che questi sono pericolosi, credo. Sanguisuga? Cosa? Un ADT contenente Sanguisuga! Ma siete scemi? Ma poi la mettono a endgame, voglio dire. Perché? Comunque ragazzi, ve lo dico adesso, no? Senza che... Non so se poi l'ho messo nel titolo, devo decidere. Prenderò Reggie Eleki. Ma non perché Reggie Drago non mi piace, anzi Reggie Drago è una figata assurda. Però... Boh... Non lo so, mi sa troppo... Troppo scelto. Non so se ha senso quello che dico. È come Spectrier, ho visto alcuni gameplay tutti quanti Spectrier hanno preso. Perché? Cioè... Non è bello, no? Variate un pochettino. Attenzione però ragazzi, c'è... Vabbè, questo che fa l'iceberg, ok. No, c'è una cosa lì che ho visto che mi sembrava interessante. Ah, sembravano disegni, invece forse no. O forse sì, non si capisce bene. Beh, se lo fossero sarebbe bello. Campo Trivio. Come ci si arriva da qua? Facciamo un attimino il punto della situazione. Sono qui. Qua c'è... Ah, perché qua poi c'è l'isola dell'armatura. Ah no, dovevo continuare a seguire il bordo, perché non c'è niente di qua. Belli Bergmite che stanno sott'acqua. Un po' come per Wailord. Però Wailord l'hanno fatto davvero grosso stavolta in giro per l'isola dell'armatura.
Ah, ma sta anche qui sulla terraferma. Wow. Questo è campo trivio. Siamo arrivati. Ovviamente un po' di esploro tattico ce lo metto sempre. Ah, qua si rientra? Perché? C'è qualcosa che ho lasciato? Forse... Ah, quella sfera. Più che altro, ragazzi, Reggiele chi mi piace la lore dietro, appunto, dietro i Pokémon. Ovvero che l'hanno rinchiuso, gli hanno bloccati i poteri con degli elastici di gomma, perché sennò era troppo forte. Oppure ad esempio Regidrago che non l'hanno finito a costruire perché sennò avrebbe distrutto il mondo. Allora abbiamo Registeel, Regice e Regirock. Dato che sono tutti e tre, possiamo andare, no? E... Ah... Tuono. Dragobolide, l'altra. Oltraggio, vabbè sì. Era speciale. Oltraggio è fisica. Sulla porta c'è scritto qualcosa. Gigante di roccia, gigante di ghiaccio, gigante d'acciaio. Quando i tre giganti saranno riuniti, si apriranno le porte del destino. Bello. Una X e una Y. Ah, ok. Ecco, ho fatto la X. Questo è per Reggie Eleki, credo. Salvo. Una volta esaminata la statua, non potrai più ripristinare gli interruttori sul pavimento. Sei sicuro di voler attivare gli interruttori secondo il motivo elettro? Sì. Zi. Quanto è bello. Una saltella! E poi le... Oh, che carino! Lo voglio subito! 70, pensavo tipo 75, 80, invece no. Elettrotela si riduce anche la velocità. Ah. Nitro carica. Oh, gli ho tolto la benda scelta, Non vorrei dire. Abbiamo un po' di Ultra Ball, cominciamo? No, stavo un attimino leggendo le altre sfere, ma 17 e basta, ne avanzano. Spero. Interessante. Solo un tick. Ragazzi, io quando furono annunciati i nuovi Regi la presi benissimo perché ero contento che ci fossero altri Regi. Perché è normale che i Titani fossero più di tre. Perché la lore di Pokémon continua ogni giorno a svilupparsi e a diventare sempre più grande, più vasta. E è normale che i Titani fossero ben più di tre, con Regigigas a capo, che tirò i continenti, no? Tutta quanta quella storia particolare. Perché se Pokémon continua a crescere, a evolvere, intendo ovviamente la lore. Se si evolvesse il gioco sarebbe meglio, però intendo la lore. Potremmo arrivare a punti davvero davvero alti e avere giochi con i controfiocchi. Perché quello di cui ha bisogno Game Freak è solo tempo. Tempo che TPCI non gli dà. Tenace. Oh, Elettrogabbia. Cavolo. Questa mette i dottini ogni turno. Pure belli potenti gli dà. Rieccoci.
Dai, la seconda Ultra Ball stavolta. RNG benevolo. Ottimo. L'ho detto, sarebbero bastate e avanzate. Il suo corpo è costituito interamente da un organo che produce energia elettrica. Fornisce corrente all'intera regione di Galar. Ma non è vero. L'avete rinchiuso qui perché era pericoloso. Cosa dite? Ho aperto la porta radunando i giganti di roccia, ghiaccio e acciaio e ho scelto uno dei giganti gemelli. Vai a far rapporto a Peony. E questo conclude la leggenda dei giganti. Vediamolo anche un attimino in battaglia. Soprattutto come corre. A saltella! Va bene. Facciamo elettrogabbia, va. Che è proprio una mossa che per mezz'ora mi ha dato gli incubi. Sciottato Voulou. Povero Voulou. A questo punto Peony ci ha detto di andare all'albero tutto rosso che si trova in fondo alle terre selvagge. Ed è quello che faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Andremo a caccia degli uccellacci leggendari. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione che ci sono i link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!